tanti ritornelli. Salve a tutti, buongiorno. Grande successo della trasmissione di ieri, veramente sono felicissimo. Grande lunedì. Mi hanno detto che c'è stato un alto audience, non so per quale ragione, ma probabilmente forse è dovuto al fatto che avevamo un assistente. Ma ce l'abbiamo, importante. Ce l'abbiamo sempre, anche se non si vede. Ecco, no, ecco, non si vede perché si sdraia lì, si addormenta, però c'è. Avvisa solo quando arriva l'ospite. Sappiate che c'è. Allora, oggi il menù di oggi, abbiamo Francesca Mazzuccato, bravissima, sì. Poi ci sono io con una canzone molto speciale, ma me la racconto dopo. Poi Giampiero Vincenzi e poi Joselito il Borraccio. Quella... Per scambiare, che a tequila vanno. Oh, qui c'è una cosa particolare, imitazione di cantanti, Cristiano e Salvatore, non lo so. No, è una cosa, non so, loro sono i nostri inviati, però non so che cosa hanno combinato oggi. Lella Blu come due stelle. Oh. Vai. Allora che partiamo, facciamo? Luciano? Partiamo con Francesca Mazzuccato, Portami con te. Mi raccomando, con te. No, con te, con te. Spalanca le finestre che da qui si può volare via. E lasciati alle spalle queste lacrime e la malinconia. Noi siamo anime complici, siamo fatti di sogni e magia. Portami con te. Anima mia, e portami con te. Due cuori in gabbia sanno come evadere su strade libere. Noi innamorati, superstiti, salvati da sogni e magia. Portami con te. Allora, la canzone che eseguirò adesso, che sono io, era la sigla di un programma televisivo che appunto si chiamava tanti, Musica Vera. Musica Vera. Poi sì. Diventò, questo programma diventò Musica Vera sì o no. Era come La Vendetta, no? Poi, dopo la stagione dopo, si tolse Musica Vera e diventò Sì o sì, no e basta. Comunque la canzone è carina, dai, ascoltatela, è un bel Fox, eccola là, Musica Vera. Cosa posso farci se son fatto a modo mio e mi diverto solo a dire quello che mi va? Si dice che la musica è tutta bella, ma
anche quella brutta io però l'amo troppo per dire che è bella se non è la musica, è l'anima. Ci sono poi canzoni che non riesco a mandar giù, con testi senza senso e privi di spontaneità, con voglia di sembrare quello che non sono mai, e forse scopiazzate qua e là. La musica è vera se dall'anima vien su, la musica è l'anima. La musica vera che può essere anche un rock. La musica è vita, la musica soul. La musica vera che dall'anima vien su. La musica è l'anima. La musica è l'anima. Il mondo sta cambiando e perché non cambiamo noi? Facciamo più canzoni con più sane verità. Facciamo meno note ma più originalità. Qualcosa fatto di semplicità. E forse un giorno alla radio si riascolterà la musica dell'anima. Bada boom. Ma non bada è vada bene, è vada boom. Bada boom. Giampiero Vincenzi, prodotto dalle edizioni musicali Galletti Boston. Bada boom.
stesso. Tutto mi sembra ancora un po' diverso quando sono stretto con te nell'universo. Sento il mio battito sempre un po' più lento quando ti guardo, il resto non ha senso. In questa notte immagino io con te. Vada, la mia testa fa boom boom e il mio cuore fa boom boom. Questa notte insieme a me fai. Andiamo, Luciano? Ma senti, io faccio partire la sigla, poi tu vai e vedi di scoprire qualcosa in più, qualche altarino nascosto dei nostri... Volentieri. ...dei nostri artisti. Il salotto mi aspetta. Canto così, dall'emozione il mio mestiere. Conosciamo meglio, amici, nel salotto di Ritornelli, è ritornato... Stefano Sani, eccoci qua, Paola, grande eh? Stefano, senti il fan club sì, di Stefano Sani, che è molto attivo e presente anche sui social. È vero, sei, sì, sì. Sei una persona che segue molto i suoi fan. Ho visto che pubblichi anche ricette, dove sono i dolci che avevi promesso di portare, caro Stefano? È vero, non ce l'ho fatta, oggi mi è successo un marasma, insomma, ho avuto problemi con non l'acqua, ha cucinato, con l'idraulico. Oggi non ha cucinato, qui abbiamo un cake design, amici. Ma che cake design? Sei bravissimo. Ma mi diletto, nulla di eccezionale. Però anche quello, come si diceva un'altra volta, ci siamo visti, sì. Fa parte, no, del fatto che io ho bisogno di sperimentare, di studiare, di essere anche parecchio accanito sulle cose che faccio, perché voglio che le cose... Non mi piace il prestapochismo, ecco. Mi piacciono le cose ben fatte. Ed ecco perché allora queste anche nuove realizzazioni di arrangiamenti, per sì, esempio di gli arrangiamenti Lisa, nuovi, Marena, anche perché io credo, e sono molto convinto di questo, che un brano... debba essere attualizzato senza essere snaturato, cioè sì, un brano, concordo. Una canzone è un organismo vivente e man mano che cresce, gli anni passano, si attualizza, cioè diventa, come dire, contemporaneo all'età presente con arrangiamenti diversi. Arrangiamenti, sonorità diverse, senza che però con anche modulazioni vocali della sì. melodia che lo attualizzino, certo. Senza però ovviamente snaturarlo, mai la perché ovviamente la memoria certo. di chi l'ascolta, come dire, è impressionata. La memoria dall'ascolto che ha fatto nella storia, no? Certo, quindi, certo. E per questo allora che tu passato. Sei diventato intergenerazionale, perché qui abbiamo non lo so, le questo. Mamme, le figlie, anche qualche nonna, cioè qualche nonna, sì, non è la sì, nonna di Lisa, è la nonna di Lisa. No, allora sì, il ventaglio del mio pubblico è molto ampio, fortunatamente. È bello, fortunatamente, no? Ora le ragazzine di un tempo sono mamme, se non addirittura nonne, e sì. Devo dirti che durante i miei concerti, con quegli spettacoli, le mamme o le nonne portano anche i nipoti e le nipotine. E così si e quindi mi conoscono e vengono a chiedermi l'autografo, la fotografia e cantano anche le mie canzoni. Affascina molto grandioso. Stefano quando racconta devo le dire, cose. Devo dire, sono venuto apposta. Vai, Luciano. Però non potevo lasciare tutto senza venire a salutarti veramente. Grazie. Una delle cose che ci tengo veramente tanto a dire è che anche adesso, per esempio, Stefano Sani, se fa una serata o se fa un recital o qualche cosa, riempie il pubblico sia per quanto Spero. Riguarda le persone, diciamo, che ti seguono da 40 anni, ma anche le persone prima giovani. Si diceva grandi e piccini, grandi qui, e piccini. Esatto. Che l'artista che l'artista dire che Stefano Sani, oltre che essere una persona semplice, giusta, disponibile,
e tutto ciò che è possibile, oltre che essere ovviamente un grande artista, crea veramente delle situazioni che non si possono creare così in un attimo. Un'empatia particolare col pubblico. Grazie. Bravo Stefano. Grazie. Siamo felici di averti nella nostra famiglia. Grazie, ma il piacere è tutto mio. Stefano Sani, al ritornello. Ciao, grazie. Alla grande. Ciao. E qui lo dico sempre, una va bene, due va bene, tre va bene, quattro siamo borraccio. Quindi quando io Iosellito lo è allora qua. In questo caso questo ragazzo che appunto in quest'osteria che le la molla di brutto. Però si dice alza il gomito. Alza, no? Il gomito, sì. Perché sì. Dici che per bere alzare. Certamente. E il borraccio, Iosellito. Allora, i nostri inviati speciali, che sono Cristiano Chesi e Salvatore, sì, in questo caso sono in giro e cercano di fare delle imitazioni di cantanti. Oh, altro che Alighiero Moschese, questi si mettono a fare l'imitazione, altro che mitici. Sono i nostri inviati e qualcosa combineranno. E allora, ascoltiamo e vediamo. Ascoltiamo. Allora Salvatore, pronto per partire? Prontissimo, dai. Torniamo al concorso per imitatori. Un'altra volta, no, per favore, Cristiano. Oh, questa volta mi sono impegnato e ho preparato delle imitazioni bellissime. Uguali. Vediamo. Pronto? Vai. Senti questo, Cantante, un cantante. Felicità, un bicchiere di vino per un panino, la felicità. Albano. No. Uguale. No, ma quale Albano, dai. Sì e no, la parola felicità ci assomigliava un pochettino alla casa. Ma guarda, dai, niente. Va bene, cambia cantante. Te ne fa un altro. Questo è uguale spiciato, senti, Franchi Gallo, come sono fresco stamattina. Chi è questo?
Zucchero, 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 guarda, guarda, per cortesia, guarda, lo hai distrutto con questa imitazione. Zero tagliato, negato, negato. Fanne uno che ti viene, dico discretamente, insomma. No, via, telefonato, telefonato. Ma... Pronto? Chi sono? Questo l'ho capito che è. Adriano Celentano. No, questo sono io che mi fa le fototessera. Sì, perché mi ha detto posa, no? Metto solo il tipo e tac, fototessera. Non è una. No. E non è neanche tre. No. Due. Due. Come due stelle. Come i suoi lei, occhi. La bella e brava, gli occhi di ghiaccio del Piemonte, la nostra super Lella Blu. Che ci fa ascoltare come due stelle. Vai Lella. Come due stelle sul mare, il mondo resta a guardare, disegneremo l'infinita, un mattino alla volta. Siamo due stelle sul mare, senza più aspettative, con la voglia di vivere, affacciati sul mondo noi. Adesso il mio destino, nell'aria c'è l'abbraccio che sa di quel caffè. Amarti è stato il mio coraggio, più facile di un sogno, ed ora ci sei tu. Raccogli le lettere nascoste, chi non le sa vedere mai le troverà. Strada, c'è ancora tanta strada, all'angolo ti aspetta la tua felicità. Insieme a me, come due stelle sul mare, il mondo resta a guardare, disegneremo l'infinito. Due stelle sul mare, senza più aspettative, con la voglia di vivere, affacciati sul mondo noi. E giorno dopo giorno lo riscoprirai. L'amore quello vero sa proprio di te, io e te, come due stelle, io e te, io e te. Insieme a me, siamo due stelle sul mare, il mondo resta a guardare, disegneremo l'infinita, un mattino alla volta. Siamo due stelle sul mare, senza più aspettative, con la voglia di vivere. Vi salutiamo, grazie a tutti di essere stati anche oggi con noi. Vi saluta anche la nostra Pola assistente. Dormiente. Cosa assiste? Io non ho so. Ancora capito. Assistente dormiente e poco affacente, anzi nulla affacente. Vabbè, comunque va comunque. Bene. Noi a domani. Ci saremo anche domani e vi aspettiamo qui, qui, tutti viva qui. Viva Ritornelli. Ritornelli. Paola. Luciano. E a la domani. Musica. Ciao. Ciao. Quanti ritornelli